Bella ragazzi, sono arrivato bene al prossimo episodio di Just Cause 2. Riprendiamo ovviamente qui. Ho già settato la meta per la prossima missione, quindi andiamo subitissimo. Facciamo sempre il recupero. Allora, si trova più o meno in questa zona qui. E ovviamente questo è il villaggio più vicino. Quindi adesso vediamo se andiamo a prendere. Cazzo, è abbastanza lontanucce però. Mi sa che mi devo prendere un aereo come minimo, perché con la macchina sì, possiamo anche arrivarci con la macchina, però mi sa che ci impieghiamo anche un po' troppo. Vabbè, massimo forse taglierò qualcosina, boh. C'è una macchina che va anche abbastanza veloce, insomma. Beh, meglio questa che niente. Vabbè ragazzi, ci inapieghiamo troppo con la macchina, quindi a questo punto facciamo una roba del genere, così almeno. Ecco, come sempre andiamo a tagliare questa montagna, anche se poi sarà un problema rincollarla, come sempre ci vuole la colla quella apposita. Ah ok, sono andato sulla ramola. Ai. Però anche bello qua, c'è, cioè, stare in mezzo a questo bosco. Non lo so, però c'è, cioè, stai proprio in mezzo qua, cioè non è lontano dalla strada, non lo so, cioè ti dà non so che. Veramente, ti dà un non ne so che non ne so neve anch'io. E qua però ci impieghiamo mille anni comunque, come minimo. Oh là. Vediamo ancora altro Yular, vai. Io sono una persona semplice, Scorpio. Non ho vizi particolari. Però ho una piccola debolezza. Le auto sportive. Voglio che tu ne rubi una per me. Un gioiello perfetto posseduto dal milionario Tom Ganawan. Tom Ganawan? Vabbè, semplicemente. Andiamo a ricaricare. Scorpio, prendi l'auto! Quella lì. Okay, yeah. Affanculo. LOL. Ah, bene, bene. Non ti resta che consegnare l'auto. Si è già un po' mezzo scassata per colpa dei militari, però vabbè. Tutto dritto. Tutto dritto, guarda come vola. Cioè, vola l'auto ancora un po'. Olè. Ehi. Sì, c'è un paio di graffietti, ma penso che vada bene uguale, no? Culo. No, non ci provare. Porca. Che vabbè, la rifacciamo. L'auto dei miei sogni, perduta nei meandri del tempo. Sì, ma non è colpa mia qua, però è stata. Cazzo, ma non è stata colpa mia qui però.
E io la prendo anche, basta che poi i militari non ne vengono a rompermi le palle. Anche se penso verranno lo stesso, però vabbè. Sì, sì. Vai, 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 vai. Allora, se non vado errato, questa dovrebbe essere l'auto più veloce del gioco. Ehi. Allora, non è il veicolo più veloce del gioco, ma è la macchina più veloce del gioco. C'è un veicolo che appunto è il veicolo più veloce del gioco, ma non è un'auto. Vabbè, penso sia ovvio che cosa sia. Liscio. Questo no, però. Liscio sto cacchio. Occhio che c'è. Ah no, ok, no, pensavo ci fosse un posto di blocco, in realtà no. Dai. Sì, perfetta, sì, ma ce ne sono anche altre volendo. Le auto sportive. Qua è meglio scappare. Volendo, volendo si può scappare. Ai. Che fai con questo rampino? Che cazzo è? Ah. Allora, intanto possiamo andare già nella prossima missione che... Ah, l'avvenimento. Qua dovremo ritornare indietro. Hey, 4 chilometri. Si ha preso l'elicottero perché altrimenti veramente non è... arriviamo più. Cazzo l'albero. Vabbè, qua basta fare il giro qua. E questo dovrebbe essere l'elicottero, se non sbaglio, l'elicottero più veloce del gioco, forse. Non ne sono sicuro al 100%, però dovrebbe essere questo. L'elicottero più veloce. Vabbè, poi c'è l'aereo, c'è la moto, la barca. E basta, solo questi ci sono. Sì, volendo c'è anche la barca più veloce del gioco, che vabbè, non è diciamo il veicolo più veloce del gioco, però viaggia. E anche questo elicottero non è scherza, cioè in termini di velocità. Adesso perché siamo ad una quota anche un po' troppo alta, quindi non è alla sua massima velocità, perché dovrebbe essere più basso. Però vabbè, vedo che viaggia lo stesso. Lì abbiamo una piccola base militare, tra l'altro.
Ok, la zona qua, qui c'è un piccolo villaggino pronto a essere esplorato. Cioè, sì, esplorato oppure scoperto, vabbè. E lì c'è anche la missioncina, quindi andiamo a esplorare questo piccolo villaggino. E qua praticamente qua ci sono i campi dove fanno il tè. Dove praticamente coltivano le piante per fare il tè. Ora muori. Oppala. Lanciamo una granata. Là. Fuisce è un maledetto che si rifiuta di pagarmi quello che mi deve. Oggi i suoi rifornimenti mensili sono di passaggio in quest'area. Distruggili e dagli una lezione. Bene, consegna il mio messaggio un furgone alla volta. Va bene. Allora. Primo furgone. Secondo furgone. Cazzo. Ok. E quest'altro furgone invece ce lo rubiamo noi. Posso prenderlo in prestito? Vattene via. Ora questo possiamo farne quello che vogliamo. Ma noi faremo una roba abbastanza semplice. Semplice ma anche molto efficace. Guardate un po'. Beh? Scusa, dovrebbe essere comunque distrutto, no? Vabbè. Ok, meno male che... Eccellente, credo che il nostro amico abbia imparato la lezione. Meno male che qua i proiettili vanno anche sotto l'acqua. No, ma meno male. No, perché normalmente nei giochi l'acqua blocca i proiettili. Quindi se hai la possibilità di andare sotto l'acqua, i proiettili non ne passano sotto l'acqua in altri giochi. Questo gioco sì. Invece sì, quindi se sei sott'acqua e i nemici ti sparano, occhio, perché i proiettili ti possono colpire ugualmente. Ma almeno quello. Allora, riusciamo a fare un'altra missione? Fammi vedere. No, abbiamo già fatto tutto. Ah no, manca i Roach. Allora, qui abbiamo fatto tutto. Vabbè, questa è la... missione, vabbè, che fa missione agenzia che fa proseguire con la storia. Queste sono le nuove roccaforte, ma che faremo più in là. C'è qualcosa? No, qua. Quindi manca solamente i Roach. 1, 2,
Altre due missioni dei Roach? Solo due. Seriamente? Seriamente, va. Allora andiamo qua. Ufficiale cecchino, sembra interessante. Vabbè, andiamo qua e poi andiamo verso l'obiettivo là, che ti devo dire. Allora, qua si è detto? Dovrebbe essere qua. Là. Ascolta, fammi fare una roba, va. E facciamo così perché altrimenti non arriviamo più altrimenti. Però questi motori a propulsione, cavolo, se sono utili. Ti danno di quella spinta. Molta spinta. Cos'è sta roba? Un tempio? Ma cos'è che è? Un tempio? Un tempio? O almeno quello che sembra un tempio. È un tempio, vero? Sembrerebbe un tempio. Qua mi curo un attimo. Ma comunque qua non c'è nulla da fare qua. Vai. Buona. Ok, buono. Purtroppo, uno dei miei capitani è stato ucciso dall'esercito. Loro uccidono uno dei miei, io uccido uno dei loro. O più precisamente, tu lo uccidi. E ovviamente, perché lei non si vuole sporcare le mani. È troppo comodo così. Ma è la dimora dove eravamo prima? Sì. Vabbè. E che prima io dicevo che era un tempio. Cazzo. Abbiamo ostili nell'area. Inviare tutte le unità disponibili. Wow. E questo veicolo è molto utile per fare... Vabbè, dobbiamo andare là comunque. Piano, piano. Oppala. Ci siamo? Sono qui davanti. Ah, ma ci sono i cosi là. Nemico avvistato, a tutte le unità, avanzare! Subisce danni! E muori! Si sta riparando all'interno della casa! Distruggi quei missili e stanalo! Aspetta che provo a fare questa cosa qua adesso. Proverò il modo di usarla. Utilizzare la fucile a canne mozze. Così, tanto per. Cioè per i combattimenti ravvicinati più che altro. Ah, devo distruggere la postazione Sam? Ma non c'erano questi cosi prima? Vabbè. È fuggito! Contatto visivo, chiediamo rinforzi! Cosa? Non gli fanno... Termelo prima. Ora lo vedo! Esplosivi.
con le quali esplosivi. Grande mitragliatrice. Ehi. Non posso colpirlo. Siamo così. Via dalla mia proprietà. Oh cazzo. Non avrò pietà. Davvero? Stai attento, amico. Il colonnello ha accesso ad armamenti pesanti. Vedo. Cioè, vedo e ho visto. Attento, soldato. Detto fatto. Colpi in te. Urca puttana. Ma che folle. Mi sa che abbiamo appena risolto un problema ai militari. Ora staranno stappando lo champagne per festeggiare. Dannazione. Dannazione, Koi. Ok, ma a quelle dannazioni a cosa si è riferito? Scusa che non ho ben capito. Vabbè. Kit medico, ole. È morto così dal nulla? Vabbè. Noi ci freghiamo qui quest'auto adesso. Poi anche il rombo molto molto aggressivo, Vai, 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 fonda il motore. Oh, perché adesso mi vogliono male per quello che adesso mi sparano così. Volete giocare? Giochiamo! Dai, volete giocare? Giochiamo, forza! Ah, non volete più giocare, eh? Vabbè. Aspetta, là. Qua ci sono delle altre persone. Guardalo. Wow, è forte la fucile a canne mozze, però. Aspetta, cazzo! Vabbè. Vabbè, non ho visto che ero praticamente morto, è quello. Vabbè, abbiamo rimbalzato così, Boeing. Va bene, va. Ma direi che per questo episodio di Just Cause 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivervi. Se volete venire a sui prossimi episodi di questo gioco e altri giochi, mettere un bel pollice su. Se vi è piaciuto l'episodio, raccontate anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Just Cause 2. Anzi, potrebbe darsi che nella prossima live faremo appunto questo gioco, perché ci dobbiamo potenziare, quindi mi sa che la prossima live porteremo questo gioco qui, dove andremo a potenziare ovviamente il nostro personaggio e ovviamente anche a upgradare le armi. Vedremo, ragazzi, vedremo. Comunque, bella.